Ciao a tutti, sono Nonna Graziella, benvenuti sul canale Gelage Italia e oggi vi insegno un po' a fare la salsa bolognese. Gli ingredienti sono, primo ingrediente la carne, poi ci sono le verdure, due carote, pezzo di sedano, un po' di cipolla, rosmarino, salvia, aromi, un po' di sale, salsa di pomodoro, cannella, noce moscata e chiodi di garofano, olio, un po' di latte, bicchiere e vino rosso, tritato, sedano, carota e aglio e adesso si soffrigge con olio. Si soffrigge le verdure, io preparo la carne. Adesso aromatizzo la carne con tutto il tipo di spezie. Allora comincio con la noce moscata, un po' di noce moscata, poi con un po' di cannella, con le spezie aromatiche, qui c'è anche un po' di sale, con le spezie aromatiche, così, e due chiodi di garofano. E un po' di pepe, poco pepe. Che a me non piace tanto piccante, un po' di sale, prendo bene, adesso buttiamo la carne. Amalgamato la carne con le verdure, si deve un po' asciugare l'acqua della carne, amalgamando tutta la carne, tutta la carne e la verdura assieme. E adesso verso un bicchiere di vino rosso. Se non volete mettere il vino rosso, potete aggiungere un po' più di latte. Adesso il vino è evaporato. Adesso versiamo la salsa di pomodoro fatta da me. Con un chilo di carne ci vuole mezzo litro di salsa di pomodoro, metto un po' di burro, adesso si versa mezzo bicchiere di latte, per ultimo si mette la cipolla intera o mezza come volete, perché così non viene troppo acido il sugo. Adesso dovete aspettare 3 ore circa per cuocere il sugo alla bolognese. Dopo 3 ore questo è il risultato. Adesso assaggiamo e il sugo alla bolognese è fatto, bello denso. Manco biscotta. Ok, buono. Grazie per averci seguito in questo video. Se vi piace, mettete un like, scriveteci i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Italia!